Come si sente, emozionata? Un pochettino, ma però sta tutto bene. È un po' di apprensione, sempre perché la televisione racconta, fa, una volta si muore, una volta si cambia, e allora vi mettono in agitazione. Io fino a questo momento mi sento bene, mi sento ridere. Poi se apprese succede qualcosa, non lo so. Da questa mattina agli hub vaccinali dell'ASL Napoli 2 Nord si aggiunge anche il centro Lumo di Afragola. Beh, oggi iniziamo con una lista di prenotati di 130, ma c'è una potenzialità su questa struttura di arrivare anche a 1000 vaccinazioni al giorno. L'azienda si sta già attrezzando perché è una zona altamente popolata e richiede comunque un intervento di questo tipo. Proprio al centro di Afragola e quelli di Pozzuoli, Forio Dische e Giuliano, presso la scuola Rita Levi Montalcini, domani 25 aprile a partire dalle 9.30 e fino alle 19 sarà possibile effettuare il vaccino senza prenotazioni se si ha più di 60 anni. È una sperimentazione sulle varie aree della nostra azienda, che è molto vasta, di 32 comuni comprese le isole, e il centro di Afragola è quello che nell'area più a nord della nostra azienda recluterà tutti coloro che volontariamente vorranno presentarsi a questo centro e sottoporsi a vaccinazione con AstraZeneca. Questo lo diciamo in maniera che l'informazione sia chiara. Cosa succederà alle persone delle categorie magari fragili che si presenteranno e non potranno avere AstraZeneca? Saranno rimandati a casa? Certamente riceveranno quello che dovranno ricevere, e se si valuterà che avranno bisogno di un'altra vaccinazione, decideremo se shiftarli qui al momento, ma questo diventa un po' difficile in prima giornata, si capirà, perché non sapendo qual è il tipo di fenomeno che dovremo affrontare domani, è un po' difficile prevedere questo, ma sicuramente saranno chiamati, prenotati e riconvocati presso gli altri centri in maniera da poter effettuare la vaccinazione. Si è parlato da dicembre dell'inaugurazione del centro Lumo, è stata possibile solo oggi, perché? Allora, diciamo che è stata come una gara d'ostacoli questo aprire questo centro. Ci sono state tantissime incomprensioni con l'amministrazione che si è succeduta, quella del sindaco Duccillo, incomprensioni che ci hanno portato purtroppo a non aprire il centro nel tempo che si era prefissato. Alla fine, con l'avvento del commissario, le cose si sono velocizzate, c'è stato anche l'apporto dell'ufficio tecnico, e così finalmente siamo giunti all'apertura di questo centro che, se potete vedere, è molto molto bello. Che cosa sarà il Lumo post pandemia? Allora, il centro Lumo, così come originariamente era stato creato, diciamo che verranno fatte su questo centro attività sportive, attività sociali, verrà dato spazio alle associazioni della comunità di Afragola. Diverse polemiche sono state fatte nel tempo sul canone di affitto giudicato irrisorio. Che cosa da rispondere? Ma niente, penso che sia una cosa sterile questa problematica del canone, in quanto vi posso assicurare che gestione sono molto molto alti. Questa questione del canone a 1000 euro, veramente, secondo me è una questione sterile, non porta da nessuna parte.